Daniel, un'altra prova positiva del Frosinone, non è stato semplice, che partita è stata questa? È una partita, come detto, difficile. Cesena ha dei valori importantissimi, i giocatori hanno fatto categorie più importanti di questa e si è visto. Ci ha messo in difficoltà, abbiamo sofferto, ma queste sono le vittorie del Frosinone, quelle che poi ti fanno tirare il sospiro di sollievo e per questo più belle. Daniel, ancora un gol decisivo al Matusa, l'avevi chiesto dopo Vicenza, quinto gol in campionato, insomma anche i numeri sono piuttosto importanti per te. Beh, ancora sto più o meno sotto media, però dai, a parte gli scherzi, sto tornando. Sapevo che da ottobre in poi sarebbe stato per me un altro campionato. È sempre stato così da quando sto a Frosinone e nella mia carriera. Quindi sono felice, ma sono felicissimo soprattutto perché poi vinciamo, perché è la cosa più importante. Ecco Daniel, la classifica inizia ad essere importante perché abbiamo fatto 5 risultati utili di fila, 2 vittorie consecutive, insomma siamo lì. Sì, siamo lì, ho visto la classifica, pensavo meglio, invece le altre vanno veloci lo stesso, quindi ecco, adesso ci vediamo le altre partite e poi un po' di riposo, ma dobbiamo tornare a pedalare perché abbiamo iniziato a correre e non ci possiamo fermare adesso. Daniel, un Frosinone attivo, brillante, vincente anche grazie ai tuoi gol. Come vi aspettate adesso la trasferta ad Avellino? Beh, è una parte difficile perché è un campo sintetico, perché è una squadra che è una squadra, oserei dire, rognosa, che gioca con 5 difensori, a parte le seconde palle la sua caratteristica, quindi sarà una battaglia e sarà difficile, però abbiamo più di una settimana per prepararci, speriamo di farla al meglio come sempre. Ok, grazie.